Stavamo parlando del meraviglioso film Kagemusha, che è stato uno dei film della maturità artistica e culturale Kurosawa. Di Kurosawa, grandissimo regista che non è soltanto un regista d'azione, ma è uno che sapeva quello che scriveva e che filmava quando lo faceva, quindi un discorso importante che è strettamente legato anche alla cultura dell'immagine, alla cultura di una società dove l'elemento dominante è l'immagine. Un grande artista. L'immagine è anche è espressione della virtualità della società dove noi oggi viviamo, tant'è vero che al momento, io l'ho visto soprattutto sui messaggi che mi sono stati inviati su internet, ho visto che pochissime persone, almeno tra quelle che ragionano, quelle che mandano i messaggi oltretutto, pochi di questi credevano nella morte di Gheddafi e sono convinti che si tratta ovviamente di una sceneggiata. Però a questo punto noi dobbiamo chiaramente dichiarare che il momento in cui ciò che è vero e ciò che è sceneggiata, ciò che è vero e ciò che è virtuale, è ormai sempre più difficile sempre più difficile da discernere. Cos'è che è virtuale e che cosa non lo è? Chi controlla queste cose? Noi sappiamo che in questi giorni c'è stato un profluvio di teste di minchia, di presentatori televisivi, eccetera, i quali si sono esibiti in denigrazione di Gheddafi. Ti interrompo un attimo per dire che quello che dice Giorgio della indistinguibilità fra reale e virtuale, è talmente oramai permeata l'una cosa nell'altra, che questo si evince benissimo nella azione di mistificazione della realtà che fanno le agenzie di rating. Le agenzie di rating fanno proprio questo, cioè fanno disinformazione o voluta malinformazione in modo da creare scompiglio e così putiferio molto di più che una bomba nello scenario mondiale delle borse, delle borse, per cui determinano poi la salita o la discesa delle borse, che è la cosa assolutamente virtuale anche quella, ma che si riberbera nell'economia reale. È naturale. E quindi diventa realtà, il virtuale che diventa reale. Esattamente. E per questa ragione noi le abbiamo denunciate, e sperando che anche altre persone in ogni caso non lo sai, e intanto è una presa d'atto, una presa di coscienza della realtà messo a favore della criticità da parte dell'osservatore, no? Certamente, della razionalità soprattutto, e quindi, ma in ogni caso, sempre per ritornare a questo discorso di fondo, che è la ragione per cui ci siamo fermati qui a parlare, questo è un teatro dell'antichità dove ovviamente questi attori si presentavano con una maschera che non a caso veniva chiamata persona, quindi se esattamente poi la parola si è trasformata nel termine persona, nel senso di identificare la personalità, la persona in un qualcuno che si mette una maschera, mi pare che già gli antichi avevano capito tutto, capito qual era il problema fondamentale, infatti, del rapporto sociale, del portato del potere con chi lo subisce. Infatti la faccia rappresenta la personalità. Noi ci mettiamo la faccia, quando diciamo ci mettiamo la faccia, certo. Ma ci mettiamo la nostra essenza, la nostra personalità, quindi metterci la faccia significa metterci la nostra anima, e la personalità di ognuno è una cosa talmente interiorizzata che diventa appunto l'anima e non è modificabile, è parte del nostro ruolo nella società. E quindi giustamente gli antichi avevano capito una cosa importante, che la maschera e quindi la faccia è l'essenza del personaggio, la rappresentazione fra virtuale e reale, anche allora. Esattamente, e con questo concludiamo semplicemente con questo qui numero di rinascita di oggi, dove viene detto una cosa importantissima,
che la Libia altro non sarebbe che un punto di passaggio per colpire la Siria e l'Iran. Ora io mi chiedo chi la vuole colpire questa Libia. La banda Bassotti. A parte la banda Bassotti, hanno toppato in Afghanistan. Hanno toppato in Iraq, capito? Tutti tappi così, insomma, ecco, per capire. E ci hanno messo 6 mesi e ancora non si sa assolutamente nulla di quello che è successo in Libia. Mi piacerebbe sapere cosa intendono fare contro la Siria e contro l'Iran, quando di recente chi comanda in Siria gli ha detto: provateci a romperci le balle. Cosa succede? Vi spariamo un bel missile con 30 megatoni a testa. Se vedete cosa succede a Gerusalemme, capito? Quindi l'ennesima distruzione del cosiddetto tempio. Vabbè. Certo, cosiddetto, perché il tempio è anche quello una cosa molto e poi virtuale. Diremo qualcosa anche in relazione, visto che l'archeo storia ha dimostrato ampiamente che quel frammento di tempio dove questi vanno a piangere, il tempio del pianto, il muro del pianto e quant'altro, era semplicemente un frammento di un muro costruito dai crociati. Piangessero sul muro dei crociati. Tutti a piangere, se c'è andato pure il Papa, piagnesse, mettesse i fogliettini dentro. Quei fogliettini, se mettesse pure il chipì in testa, manca quello. Sì, che il pastore tedesco rimane e mette il chipì, e siamo a posto. No, ma lì questi qua. Io sono convinto che qui i fogliettini c'è scritto fesso chi legge. Chiudi. Bie.